Buonasera amici del Tomo Polveroso, ancora una notte insieme, ancora una notte non solo con la mia voce, ma con quella di Elia Marte che mi tiene compagnia e vediamo se anche questa volta riusciremo a discutere oppure se magari a metterci d'accordo sarà una parola stimolante. Quindi di nuovo questo appuntamento, il secondo per noi, con le parole che ci fanno pensare a qualcosa. Questa volta la parola che ho scelto è una parola un po' particolare, una parola che è internazionale, oserei dire. Intanto, ciao Elia, grazie per farmi compagnia ancora una volta. Ciao a voi, ciao a te. E allora, sei d'accordo con me intanto con la parola internazionale, prima di svelare qual è? È la parola che tutti noi italiani che non parliamo l'inglese l'accettiamo così, ed è una parola anche foneticamente carina, e anche se in italiano avrebbe una sorta di traduzione, ma è una locuzione abbastanza lunga e anche un po' antipatica. Beh, qualcuno ogni tanto parla di serendipità. Noi parliamo di serendipiti. Adesso l'abbiamo svelato. La parola è serendipiti. Cosa ti stimola questa parola, Elia? Oltre che essere una parola, un appuntamento che ogni tanto si ha durante la propria vita senza avvertimento, senza segnali. Uno si accorge dopo che c'è stata una deviazione nel percorso che si pensava di prendere, e invece ci si ritrova altrove, a volte poco distante, a volte molto distante, e questa seconda strada appare anche molto più affine a noi, più bella, più interessante, e ognuno penso che possa raccontare qualche episodio della propria vita in cui questa serendipity si è verificata. Eh beh, ma se tu fai così, sai che mi costringi a chiederti di raccontarmi almeno un tuo aneddoto serendipitoso? Diciamo sì, è un neologismo. Allora, non annoierò nessuno con troppi dettagli, ma una serendipity è accaduta nel mio viaggio, che poi è stato un soggiorno in America, il classico viaggio per andare a cercare fortuna. Dopo tanto cercare, applicarmi durante il mio soggiorno, che è stato di 4 mesi circa, ero arrivato a contattare, prendendolo da una lista molto lunga di operatori, lo posso dire, non credo di annoiare per questo, operatori nel campo della logistica, era un italiano classico, emigrato in America, ma era lì da decenni, e al telefono noi insomma, ci siamo dati l'appuntamento per vederci, solo che per vari motivi sono arrivato troppo forse in ritardo, e bussando alla porta non ho trovato lui. Mancavano 3 giorni al mio ritorno, e lì ho detto: vabbè, è finita. Io ci ho provato, ho fatto quello che potevo fare. Non ho manco pensato se era lui avermi dato buca, oppure probabilmente se l'era scordato. Fatto sta che con una certa tristezza, che poi probabilmente avrei realizzato molto più là, aspetto l'ascensore. Mentre aspetto, esce una persona da un'altra stanza e entriamo insieme in questo ascensore. E io poi, durante il tragitto breve, noto che ha in mano una lettera dove c'è un indirizzo italiano, e lì faccio l'associazione che non poteva che essere lui, 99 su 100. E effettivamente era lui, e quindi in quel momento, di quel giorno, di quell'istante, di quel piano, eccetera, ho avuto quell'incontro che pensavo
fosse perso, e io mi ritrovavo già al ritorno senza nulla in mano. Invece da lì è iniziata la mia carriera, se possiamo dire carriera, molto umile, nella logistica dell'arte. E aggiungo arte perché l'applicazione della logistica dell'arte è tutt'altro, perché poi mi ha portato a conoscere un mondo che non era mio per formazione, perché non ho mai studiato arte, non sono storico e nemmeno artista, ma appena so fare qualche casetta col quadrato e il triangolo ce la giochiamo lì su chi la fa più brutta. E però nel mondo dell'arte si sono aperti altri mondi, quindi per me questa è stata una serendipity vera, con un risvolto molto importante per la mia vita. Beh, ti ha anche portato fino al Tomo Polveroso questa serendipity, quindi insomma, diciamolo che se noi allarghiamo, è finita fino a qua la trama, se noi prolunghiamo la trama, si arriva fino a questo studio colorato di luce soffusa a fare questa nostra chiacchierata. Sì, allora serendipity in qualche modo a questo punto lo possiamo quasi come concetto tradurre in tre parole. Forse per questo è difficile trovare una somiglianza con una sola parola, un'assonanza con una sola parola in italiano. Una sicuramente è caso per molti. Molti staranno ascoltandoti proprio e penseranno, beh, guarda il caso che regalo ha fatto ad Elia quel giorno là, no? E qualcuno invece penserà al destino, perché la parola serendipity inevitabilmente viene spesso associata proprio al concetto di destino. Naturalmente, evidentemente, come dire, era destino che Elia quel giorno incontrasse quella persona, o non quel giorno, che incontrasse quella persona che gli avrebbe dato quell'opportunità. Quindi non ci è riuscito nel momento stabilito? Bene, in un altro, ma comunque per destino, per intervento del destino, l'ha incontrato. E poi c'è qualcuno che ci butta anche il caos. E quel qualcuno, se sono io, quando c'è caso, generalmente c'è anche sempre il caos, perché è quel girare un po', mischiare un po' le lettere che mi piace tanto, no? E io non so quale sia il vostro concetto di caos, ma io lo vedo quel maestro d'orchestra, che è lì a dirigere tutto, no? E quindi è quello che di fatto permette agli strumenti di suonare un qualcosa di melodioso e non di fare rumore in qualche modo. Anzi, è quello che nel rumore degli strumenti in realtà mette l'ordine. Ecco perché viene fuori appunto la melodia. Quindi in questo caso il caos, direbbe la vostra APU, ha fatto sì che appunto intanto Elia durante quei contatti cercati si sia imbattuto proprio in quello giusto, e che poi addirittura, pur essendo arrivato in ritardo, perché è un pasticcione, ormai l'abbiamo capito, comunque si è riuscito ad incontrare la persona che effettivamente era necessaria perché si espletasse questo suo percorso nell'ambito della logistica. E che poi addirittura questa logistica in particolare fosse legata al mondo dell'arte, che lo ha portato per percorsi suoi che appunto, allargandosi alla fine, insomma, lo ha condotto fin qua, ma questa sicuramente è un'altra storia. E tu come, quale delle tre parole, o se ne hai una tua invece più attinente, insomma, ritrovi nel concetto di serendipity? Quindi secondo te per quale di queste parole o altre tu hai poi avuto l'occasione di essere qui? Vogliamo tradurla così? Questa volta forse siamo d'accordo nel dare la definizione a serendipity con caos, questo moto apparentemente caotico e senza una vera direzione, ma invece poi fa
scontrare le particelle giuste al punto giusto e al momento giusto, solo che noi non siamo in grado di vederlo. È una visione che appartiene forse a un soggetto che chiaramente è al di sopra di tutti noi, è questo principio ispiratore, e alcuni gli daranno un'accezione più mistica, altri invece più scientifica, altri niente, in approccio agnostico. Qualcuno penserà ad un semplice, magari, maestro d'orchestra che abbia l'orecchio per distinguere la sonorità di ogni strumento e quindi riuscire a farlo suonare al momento giusto, così da creare una melodia, no? Ma a noi, certo, la visione d'insieme molto spesso sfugge. C'è un film, tra l'altro, se non ricordo male, proprio, non so se è intitolato Serendipity, mi perdonerete adesso per questa cosa, ma comunque riguarda sicuramente Serendipity, anche il locale proprio Serendipity, che ha questo nome appunto, e in cui si assiste ad un gioco del destino molto particolare, no? Tutto nasce da una coppia di personaggi sicuramente bizzarri. Mi raccomando, Elia, correggimi se sbaglio, perché è un ricordo abbastanza vago che ho, però mi ricordo questi due ragazzi, un ragazzo e una ragazza, e mi sembra che lui si stesse per sposare, e si incontrano per caso, caos, destino, comunque si incontrano, si piacciono evidentemente, ma per non scombinare volontariamente le proprie vite, insomma sono degli sconosciuti fino a un attimo prima, quindi è comprensibile di fatto questa cosa qua, decidono di affidare il loro futuro eventualmente insieme appunto proprio al destino, alla serendipità in qualche modo, e quindi fanno due cose particolari. No, una cosa mi sembra che sia scrivere un numero di telefono su una banconota, sul libro, non mi ricordo adesso, su una banconota. Insomma, su una banconota uno e sul libro l'altra, perché mi ricordo il libro, c'è il libro in Serendipity. Quindi mi sembra che lei scriva sul libro il suo numero di telefono, mentre lui forse sulla banconota. Boh, insomma, non mi ricordo. Comunque lasciano questo indizio e lo buttano lì così e aspettano il giro di questi submessaggeri di un messaggio che dovrà ritornare in qualche modo a loro, ed è così che accade, e torna questo messaggio, torna, e di fatto questi due finiscono insieme, no? Questo lo possiamo dire, questo ce lo ricordiamo proprio preciso, però ora, come tutti i film di americani, c'è sempre il lieto fine. Sì, fortunatamente sì, però insomma ecco, ci ricordiamo che appunto il succo è quello, è che comunque in qualche modo Serendipity rappresenta un filo conduttore, no? Una strada che evidentemente è quella giusta, tra virgolette, perché infatti, nonostante possa sembrare la più assurda, la più impensabile, perché insomma quello che fanno questi due personaggi di affidare veramente in una città americana senza un indizio particolare, senza un progetto particolare, appunto l'indizio, poi farlo arrivare effettivamente alla persona giusta nel momento giusto, beh, sono quei famosi eventi che in fisica si direbbero con probabilità zero di verificarsi, no? Eppure invece lì nel film chiaramente si verificano, quindi è vero, è un film, chissà se poi nella realtà qualcosa del genere a qualcuno è mai capitato. Ovviamente se vi è capitato, siamo qua, lo sapete, il tomopolveroso@gmail.com oppure 0692928854, vi aspettiamo, raccontatecelo. Ma insomma, che sia capitato o no in maniera così eclatante, sicuramente questa trama ben delinea proprio quella che è la caratteristica del concetto di serendipity,
ovvero proprio una strada che evidentemente doveva essere quella, e quindi in questo forse riconosciamo molto bene quel concetto di destino a cui molti pensano inevitabilmente, come dicevamo, quando si tiri fuori questa parola serendipity. Perché beh, deve essere il destino, no? Che fa una cosa simile a quel punto. Ma il gioco è che si crea è il bivio inconsapevole, cioè sconosciuto fino a quel momento, che si crea tra la strada che pensavi di prendere e quella invece in cui ti trovi. Sì, diciamo che lì nel film a me viene un po' da tremare a un certo punto, no? Perché io sarà che ho la mania del controllo, mi piace scegliere, è assolutamente secondo me il regalo più bello che chiunque l'abbia fatto, insomma l'abbia fatto, poi l'ha fatto all'uomo, e quindi l'uomo è fortunato perché ha la possibilità di scegliere. Decidere di affidarsi a qualcos'altro, qualcosa di impalpabile, di sconosciuto, di mai pensato prima, tra l'altro, per una cosa così importante come un passo nella vita, cioè lì stiamo parlando di persone che decidono di non sposarsi, quindi insomma, ragazzi, il matrimonio generalmente non è una cosa che si fa proprio a cuor leggero, no? Diciamo che si ha comunque un'idea abbastanza, tra virgolette ovviamente, definitiva però di con chi almeno trascorrere la propria vita, poi al di là del fatto che le cose possano cambiare. Però nel momento in cui si sceglie, ecco, di affrontare un percorso del genere insieme a qualcuno, sicuramente lo si fa perché effettivamente si sente di voler rischiare, ecco, con quella persona. E poi arriva qualcuno che è in grado di farti mettere in dubbio una scelta del genere. E tu cosa fai? Decidi di mettere a rischio tutto, anche un incontro del genere, che è veramente qualcosa di, è come un terremoto pazzesco, no? Perché per riuscire a fare una cosa del genere dici, ma sì, dai, affidiamolo al vento. Oddio, quella cosa mi ha generato un'ansia, mi ricordo nel film, tant'è vero che ribadisco, non mi ricordo esattamente cosa sti due pazzi hanno deciso di fare, perché per come sono fatta io e la mia mania di controllo ho detto, ma non esiste proprio, cioè, ce ne vuole per fare una cosa simile. A quanto pare la serendipity è più potente dei maniaci del controllo. Quindi, mi stai dando della maniaca del controllo. Beh, mi ci metto anch'io, non so a quali livelli rispetto ai tuoi, ma mi ci metto, perché controllare dà più sicurezza sicuramente agli insicuri. Ma soprattutto ti dico, mi piace proprio il potere che dà la scelta, no? Cioè, comunque sei tu che sei artefice dei tuoi passi. Il bello è che nel momento in cui puoi di nuovo fare una scelta, peraltro una scelta così significativa, così importante, no, decidi di affidare a qualcun altro, come dire, ok, lancio la famosa monetina, no? Perché poi loro hanno cercato, hanno scelto di fare qualcosa di particolare, però per come la vedo io è un po' come dire, lancio la monetina, testa o croce, bah, vabbè, se esce testa rimango con quello che ho scelto di sposare, se esce croce, ma sì, via, provo con quest'altro. Minchia, scusate, mi è scappata, ma cioè ci vuole un coraggio o una follia tale, una fede in serendipity veramente notevole, no? Vabbè, vedila così, nella determinazione di controllare un processo, inavvertitamente tocchi quel primo tassello del domino e da lì parte tutta una evoluzione di conseguenze che poi ti portano a questa strada che non avevi previsto. Solo che appunto generalmente la serendipità agisce per vie
che ti restano misteriose fin quando non vai a rileggere col famoso senno del poi, no? Si dice, ah, beh, è facile adesso, dopo aver visto, ora c'ho tutto bello chiaro. Ma mentre sei lì e percorri la strada, in realtà non hai questa consapevolezza. Invece nel film Serendipity, no, lì è diverso, perché lì è un po' come sfidare Serendipity. Perché è come dire, ecco, non te l'aspettavi di incontrare questa persona che potesse farti provare nel giro di pochi minuti, di pochissimo tempo trascorso insieme quelle emozioni, eppure l'hai incontrata, no? E questo ti ha fatto Serendipity, e a un certo punto tu li dovresti riconoscere in qualche modo Serendipity e fidarti, no? E andare. E invece cosa fai? No, beh, guarda, allora ti sfido, allora ti dico, dammi una prova, come se tu di fatto volontariamente quel giorno avessi deciso di arrivare in ritardo, perché dici, vabbè, guarda, è troppo facile così, vediamo, io arrivo in ritardo, anzi ci vado un giorno dopo, vediamo se lo becco lo stesso, se mi apre la porta, se mi ascolta comunque. L'avresti mai fatto? No, tu Allora, sei un maniaco del controllo, l'hai appena confessato, non ci poco forse provare, meno eh? di te, ma potrei citare, anzi citiamo, un film che farà piacere a molti. Allora, Ritorno al futuro. Lì è un continuo voler creare, come spiega il professor Emmet, una linea parallela spazio-temporale, ma poi si creano altre situazioni. E poi finalmente si ritorna al punto di prima. Ma a maggior ragione qui mi aiuti, perché lì, vedi, ci provano a sfidare Serendipity, ma Serendipity gli dà il famoso 2 di pic, e quindi, come si dice, ti insegnerebbe quasi che non è il caso di sfidare, no? Invece in Serendipity, parliamo sempre del film, in realtà questi due personaggi si sentono forse, bah, così sicuri, ma loro non lo sanno però di essere così sicuri. Forse non ci credono addirittura, però sfidano la serendipità, cioè in qualche modo io direi sfidano la fortuna. È un'altra parola che sì, l'aggiungerei alle tre che abbiamo già utilizzato per definire serendipity, no? Anche fortuna, perché per alcuni, appunto, sicuramente Serendipity è stato proprio sinonimo di fortuna, di grande fortuna a livello morale, a livello per qualcuno economico, per la carità, perché magari un incontro d'affari ben riuscito è anche quello, no? Quindi una fortuna anche economica. Ma insomma, quindi Serendipity è fortuna. È proprio quindi sfidare la fortuna. Questo è un concetto che conosciamo bene, si dice, no? Non sfidare la fortuna, hai sfidato la fortuna. E insomma, hanno sfidato la loro fortuna. Allora, quante serendipiti ci saranno nella Fontana di Trevi? Immagina veramente una cosa del genere. Quante serendipity. Beh, allora a questo punto serendipity è anche un desiderio. Mettiamoci anche questa parola qua, che sia forse la magia del desiderio in qualche modo, quando allora c'è consapevolezza, il segreto perché questa forza diventi così potente in realtà da realizzarsi anche quando tutto sembra giocare contro di lei, appunto come nel film. Quindi mettiamoci che forse il segreto tra le righe proprio di questa sceneggiatura è questo: il profondo desiderio di questi due in realtà di rincontrarsi nel momento giusto è quello che lo rende realizzabile nell'assurdità. Quindi, di questa scelta che hanno fatto, di questo gioco, ecco che il desiderio genera la realizzazione, il desiderio stesso a generare la realizzazione. È da pensare, fa venire il mal di testa una cosa così. Allora, vorrei rovinarti un po' la E ti puntata pareva. dandoti la definizione in italiano di serendipity. Ma peraltro non sei romantico, però, guarda. Eterogenesi dei fini. Ecco. Non so se tutti lo sapevano, è bruttissima. È terribile, cioè, c'era un perché se uno andava girando con altre parole, ma lui l'ha dovuto dire. Per una volta è meglio usare l'inglese, che Sì. spesso è abusato nel nostro parlato. Ed è bella, appunto, come dicevo a inizio puntata, anche pronunciarla.
fa già capire che qualcosa di bello accadrà. Sicuramente qualcosa di variabile, eh? E infatti nella parola italiana, nel concetto italiano che comunque intanto faccio presente, ha bisogno di più parole, quindi già questa cosa ti dice quanto sia complesso in realtà il concetto di serendipity, appunto con cui stasera ci siamo divertiti sicuramente a giocare insieme, ma insomma sicuramente un mondo molto vasto quello che si racchiude dietro questa parola che è indubbiamente, inevitabilmente stimolante, e anche dietro questa pellicola che ci è venuta in mente un po' per caso, un po' per caos, chi lo sa, che però ecco, ci ha fatto da guida lungo i sentieri di serendipity, appunto, lungo i sentieri del destino. Del destino, e spero che alcuni avranno la voglia di raccontare un loro aneddoto che gli ricordi questa serendipity, perché questa Spero di volta la sì. parola è molto Sì, stimolante. è molto stimolante. Io vi dico solo insunto perché ne ho troppe di serendipiti, veramente dell'incredibile. Il sunto del mio serendipity si chiama Incontri Fortunati. Vi lascio solo immaginare quanti ne abbia avuti. Incontri Fortunati. Questo è il serendipity, le varie serendipity che mi sono state regalate finora in questa vita. Allora, di nuovo, aspettiamo le vostre. Intanto io saluto Eli, lo ringrazio per averci tenuto compagnia ancora una volta. E buona serendipity a tutti. E allora, buona serendipity anche da parte mia, ma mi raccomando, anche domani, anche davanti alla serendipità, non dimenticate mai di indossare gli occhiali da sole affinché la luce non offuschi la vostra visione. Buonanotte dalla vostra Apu.